Non ha mai mollato, sono stato in gara fino alla fine portando a casa un 10° posto con Cardona, un 11° con Taschin e il 13° con Carboni. Per la calzaturia di Montegranaro la manifestazione di Montecosaro poteva certo dare di più, ma è stata comunque una prestazione positiva che ha tuttavia lasciato soddisfatto la dirigenza. Al via 80 corridori pronti a percorrere un percorso a circuito di 10 giri molto delicato e impervio. I ragazzi del DS Alessandro Cacciamani sono davanti al gruppo dei primi giri, tenaci e determinati a condurre le operazioni. Sul finale, a 3 giri dalla fine, si allontanano dalla testa, riuscendo comunque a proteggere la loro posizione, fino ad arrivare con Cardona, bravo a conquistare il 10° posto. Sì, aspettavo qualcosa di più e anche questi altri ragazzi della squadra. Oggi volevamo fare bene, che era una gara in casa. E va bene, comunque sia, abbiamo provato all'inizio ad andare in fuga. E sul finale ci hanno ripreso, ma comunque abbiamo fatto bene. La gara, sinceramente, mi aspettavo un risultato migliore, però devo dire che siamo riusciti a dare tutto e abbiamo trovato ragazzi più forti di noi, dobbiamo ammetterlo, e non ci possiamo recriminare nulla. Però visto che siamo riusciti a collaborare molto bene come squadra, e quindi per questo finale di stagione sono fiducioso. L'abbiamo messa tutta, lì davanti nella fuga ne avevamo due, dietro abbiamo tenuto sempre coperti i nostri compagni, però è stato solo merito degli altri che oggi andavano più forte, quindi non ci sono rammarici e quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Diciamo che noi oggi siamo partiti con una strategia d'attacco, anticipando comunque sia gli altri tentativi, le altre squadre. Sapevamo, in una squadra forte come la VPM, siamo trovati in inferiorità numerica purtroppo e ce la siamo giocata. Sì, abbiamo combattuto tutta la corsa, i nostri ragazzi sono stati sempre lì davanti a battagliare, purtroppo non è andata come si pensava, ma la tattica del nostro direttore sportivo Alessandro Cacciamani è stata ottima, i ragazzi hanno combattuto fino alla fine, hanno battagliato, si meritavano molto di più, Carmona, Taschin, il nostro Matteo ha combattuto fino alla fine, quindi diciamo che è andato tutto bene, solamente si poteva sperare un risultato un po' migliore, ma va bene così, stiamo crescendo di domenica in domenica.